onestamente lei ha usato un termine corretto, noi ci dobbiamo approcciare alla fase 2, no? Che rimette appunto nella giusta dimensione quello di cui si parla oggi. Un'ultima domanda riguarda naturalmente il suo dicastero, che è fondamentale perché appunto trasporti e infrastrutture sono due asset fondamentali per il Paese, no? Alcuni erano già in crisi prima che entrasse in atto Covid-19. Qual è la situazione? Parlo naturalmente del trasporto aereo, tanto per dirne una. Ma io credo che sul trasporto aereo il fatto che le altre compagnie degli altri paesi europei non solo stiano vivendo esattamente come le nostre compagnie una situazione di grande stress ci consentirà di trovare, ed è oggetto delle nostre discussioni, uno strumento che a livello europeo possa sostenere le compagnie europee. Poi noi abbiamo la specificità della vicenda all'Italia, sulla quale il governo farà un importante investimento, anche perché il ruolo di Alitalia è fondamentale per il rilancio dell'economia e del turismo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Poi noi abbiamo tutto il tema del trasporto pubblico locale sul quale noi dovremo comunque fare un ragionamento di intervento economico importante, perché in questi mesi, in queste settimane ovviamente le persone hanno viaggiato molto meno, ma che avrà sul piano organizzativo nella fase 2 una responsabilità molto grande, perché noi dovremo modificare le frequenze dei pullman piuttosto che delle metropolitane, riorganizzare la vita, certo, dei trasporti nelle nostre città per proteggere le persone che torneranno a lavorare. Abbiamo ovviamente la grande questione dell'economia del mare. Il mare per l'Italia è uno dei punti di crescita e di commercio più importanti. Prima di Covid stavamo facendo un grande investimento sui nostri porti e sul Mediterraneo, perché dentro il Mediterraneo gli interscambi commerciali continuano a crescere a due cifre e noi dobbiamo cogliere quell'opportunità, ecco, non ci sottrarremo. Sul fronte infrastrutturale il Ministero ha aperto un tavolo dentro con la maggioranza e con gli stakeholder, sindacati e associazioni degli imprenditori, per un rilancio semplificato e accelerato dei cantieri non appena ci saranno le condizioni per riaprirli tutti, anche se fortunatamente non abbiamo dovuto chiudere tutti i cantieri, ecco, in Italia, perché alcuni ci siamo sono messi nelle aperte condizioni di sicurezza per mandarli avanti. Questa è la situazione. La cosa più intelligente che possiamo fare è tenere insieme la nostra ansia di essere strumento di produzione di ricchezza con la nostra consapevolezza che per tornare a produrre ricchezza dobbiamo essere prudenti e usare la cautela per consentire alle donne e agli uomini che lavorano di sentirsi sempre al sicuro e riorganizzarsi. Grazie Ministro De Micheli, grazie, naturalmente grazie. Buon lavoro, grazie. E in bocca al lupo anche per la sua città, perché insomma poi non si dimentica mai che c'è una tragedia che altri stanno vivendo più di altri ancora. Grazie ancora, ci vediamo domani. Andrea Pancani, Coffee Break, arrivederci.